Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, venerdì 7 maggio. Il sole sorge in Puglia alle 5.43, tramonta alle 19.56, in Basilicata sorge alle 5.43, tramonta alle 20.04 minuti, in Molise sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.11, la Luna sorge alle 2.19, tramonta alle 13.32, la fase lunare l'ultimo quarto. Oggi la Chiesa festeggia Sant'Agostino Roscelli. Di famiglia molto povera, Agostino Roscelli nasce nel Levante Ligure il 27 luglio 1818 e viene battezzato lo stesso giorno perché si teme per la sua vita. L'impegno verso i giovani gli fa venire l'idea di dar vita ad una congregazione dedicata a loro e, sostenuto da alcune donne penitenti che gli offrono collaborazione per aiutare le tante ragazze bisognose, realizza il suo sogno creando la congregazione delle figlie dell'Immacolata e il 22 ottobre consegna l'abito religioso alle prime figlie. Muore a Genova il 7 maggio del 1902. Oggi inoltre ricordiamo i santi Flavio e Maurelio. Chi compie gli anni oggi? Auguri al giornalista e scrittore Gianni Bisiak, che compie 83 anni, e alla conduttrice televisiva e attrice Barbara D'Urso, che ne compie 53. Cos'è accaduto il 7 maggio? Nel 1921 Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà famosa nel mondo come Chanel numero 5. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner raggiunge, senza l'ausilio dell'ossigeno, la vetta dell'Everest. E infine nel 1998 la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Anche quest'anno il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce ha l'onore di organizzare la settima edizione del prestigioso Premio delle Arti, sezione Musica con strumenti antichi, previsto per oggi alle 20 al Palazzo Nervegna di Brindisi. Se è arrivato il momento di fare un bel check-up al set da cucito e controllare che i nostri strumenti di lavoro siano in buone condizioni, è utile tenere presente che per avere spigli e taghi sempre ben appuntiti, pronti per l'uso, basta seguire un piccolo accorgimento: un pezzetto di carta smerigliata su cui strofinare periodicamente la punta degli aghi da affilare. I consigli delle stelle per oggi. Ariete: chi ha un'attività autonoma potrà allargare la cerchia dei propri clienti e aumentare i guadagni. Amicizie, incontri, passioni ufficiali e clandestine promettono di colorare la vostra serata. Toro: non è sempre necessario impiegare il massimo delle forze per ottenere il migliore dei risultati. Oggi lasciate che sia la fortuna a darvi una mano e nel fare le vostre scelte ascoltate la voce dell'intuito. E per i gemelli oggi c'è qualche spia di una forma non troppo soddisfacente. Abbiate più cura di voi stessi, soprattutto se i ritmi quotidiani sono più incalzanti del solito. Cancro: anche se sarà un po' più faticoso, otterrete risultati incoraggianti nel settore professionale. Ciliegina sulla torta, una serata da incorniciare per quanto riguarda l'amore e la vita di coppia. Leone: le questioni lavorative renderanno un po' agitata la vostra giornata. Potranno verificarsi dei fatti un po' critici. La forza d'animo comunque non vi mancherà e riuscirete a risolvere ogni problema. Vergine: la luna porta serenità nella sfera affettiva di quanti vivono una storia d'amore poco soddisfacente, una marea di emozioni ai singoli e ai più giovani. Notizie inaspettate potranno movimentare il lavoro. Bilancia: intraprendenti e operosi come siete, non vi arresterete davanti a nulla. Giorno ideale per mettere ordine in alcune situazioni finanziarie e per vivacizzare il vostro rapporto di coppia. Scorpione: mettete in conto dei giorni complicati per via della luna, attenti a non farvi beffare per distrazione. Il tempo per il partner, divertirvi e riposare di più sono le cose che dovete inseguire. Sagittario: gli astri raccomandano la precisione e la puntualità in campo professionale, oltre alla massima attenzione e trasparenza in tutte le questioni fiscali, legali, contributive e assicurative. Capricorno: l'intesa tra la Luna e Plutone sarà una sorta di portafortuna per molti di voi, alzerà il livello dell'umore e aiuterà a sistemare una questione professionale o finanziaria.
Acquario, tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure, pazientate fino a quando non sentirete di essere più pronti ad affrontare le situazioni che vi danno filo da torcere. Infine Pesci, l'alchimia dei pianeti per il vostro segno è più che apprezzabile, non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro, vivere esperienze emozionanti. Prima di salutarci ascoltiamo il proverbio del giorno. Mano fredda, cuore sincero. Io vi do appuntamento come sempre a domani con il nostro almanacco del giorno che potete rivedere consultando il nostro portale web www.antennasud.com. Per contattarci invece basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci.